appuntamento con il primo aperitivo democratico al caffè di via San Carlo a Caserta, insieme al segretario cittadino del PD Enrico Tresca e Franco De Michele, coordinatore della campagna elettorale del candidato del centro-sinistra, si sono riuniti diversi candidati della lista del Partito Democratico. Il tema è stato legalità e trasparenza per rinnovare Caserta e sono intervenuti la senatrice del Partito Democratico Rosaria Capacchione e il candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra Carlo Marino. Come vogliamo costruire un modello che deve essere innanzitutto un modello sociale, che deve essere innanzitutto un modello di equilibrio tra quello che si vuole fare per lo sviluppo del territorio e farlo nel rispetto delle regole e non dimenticando i diritti, che è un elemento fondamentale che ci siamo detti in questa campagna elettorale. Io chiederò fortemente a Rosaria di costruire insieme, poi sarà lei meglio di me a illustrarcelo, una serie di iniziative che ci possono portare finalmente a dare una svolta a questa città. Perché sia chiaro per tutti, ed Enrico l'ha detto con chiarezza, noi metteremo le dighe contro l'illegalità, noi costruiremo i muri contro l'illegalità, contro l'illecità e a volte anche contro le illegittimità degli atti, che spesso, molte volte, negli atti legittimi si nascondono anche atti illeciti. Noi dobbiamo costruire una macchina che parti dalla legalità delle procedure per dare fortemente poi senso alle cose che realizzeremo. Noi dovremo costruire, il primo atto che dovremo fare sul comune di Caserta è l'osservatorio comunale sulla legalità. Noi dovremo attivare seriamente il piano anticorruzione. In questi anni si è costruito solo sulla carta, la cosiddetta legge 190. Sulle carte esistevano le amministrazioni che facevano i piani anticorruzione, di fatto non c'è un'attività seria anche nelle funzioni dei funzionari, nell'attività specifica di formazione dei piani anticorruzione.